Per il terzo anno consecutivo abbiamo registrato anche nel 2018 un calo delle donazioni molto significativo, in circa l'8%. Questo ci pone dei problemi perché l'ospedale di Terni ha dei reparti di assoluta eccellenza che hanno un bisogno costante e continuo di sangue. È anche vero che con l'utilizzo della laparoscopia di interventi meno invasivi il consumo di sangue è anche diminuito, ma il numero degli interventi è sempre elevato e tenendo conto che una sacca di sangue di emazie si può conservare solo per 42 giorni e si può donare solamente ogni 3 mesi, si comprende quanto sia difficile anche la gestione ottimale delle scorte. Per cui l'appello è quello di riflettere seriamente, chi ha la possibilità si può donare dai 18 fino ai 70 anni, si può iniziare la prima donazione anche dopo i 60. È un indispensabile servizio di solidarietà e servizio civile e inoltre offre a chi diventa donatore periodico un controllo gratuito e totale del proprio stato di salute, che in questo momento è un principio di prevenzione essenziale per anticipare l'insorgere di malattie molto pericolose come l'ipertensione e il diabete, che sono malattie silenti, ma quando compaiono i danni sono già ormai irreparabili. Quindi diventare donatore periodico è un grande atto di solidarietà verso gli altri, ma anche di protezione della propria salute e della propria quindi famiglia, dei propri cari.